Presentata in anteprima nazionale nel foyer dell'Auditorium Rai di Napoli in Viale Marconi, la docufiction Napoli nella Camminata, i luoghi di Pino, con la regia di Gino Aveta, è scritta dai giornalisti e critici musicali Carmine Aimone e Michelangelo Iossa. La docufiction racconta un tour nella città dei mille culure, fondamentale per la nascita dei successi di Pino Daniele, ed è stata realizzata dal Centro di Produzione Rai di Napoli in collaborazione con l'assessorato al turismo del comune. Ascoltiamo l'assessore Nino Daniele. La parte finale di questa bella iniziativa sui luoghi di Pino Daniele, itinerari naturalmente di conoscenza e di amore di una Napoli insieme popolare e colta, fatta di una musica multietnica e multiculturale, quindi un segno importante di identità, di memoria, ma anche di progetto per il futuro. Dopo quattro proiezioni in anteprima nazionale, la docufiction sarà visibile all'interno della quinta edizione della mostra Rock al PAN di Napoli, all'interno dell'area dedicata alla mostra Pino, i mille colori del Lazzaro Felice, così come ci spiegano Carmine Aimone e Michelangelo Iossa. È un focus inverso, attraverso i monumenti, le strade, le piazze, il mare, le basiliche, la pietra, il tufo, si narra e si racconta l'arte di Pino Daniele, cioè come tutta la città, con i suoi chiaroscuri, la sua storia millenaria stratificata, abbia influenzato la storia di Pino Daniele, con leggende antiche, ataviche, come quella di Fortunato, Bellambriano o Munaciel, il Stagliasagli dei Vicoli. È un excursus narrativo di un nonno che, passeggiando tra le vie di Pino Daniele, i luoghi di Pino Daniele, racconta a sua nipote la magia e il lato surreale e magico delle atmosfere delle canzoni del nostro Lazzaro Felice. Beh, aneddoti ce ne sono tanti perché abbiamo toccato tantissimi luoghi della nostra città. Pensiamo soprattutto a quelli del ventre di Napoli, Santa Maria la Nuova, Piazza del Plebiscito, Castel dell'Ovo. Abbiamo raccontato la Napoli della Sirena Partenope, quella dell'isolotto di Megaride, per arrivare anche alla Napoli di Massimo Troisi e di Pino Daniele. L'aneddoto più carino: davanti a casa di Pino Daniele, Vico Foglia a Santa Chiara, oggi via Francesco Saverio Gargiulo, una signora ha visto venire tutta la truppa, eravamo una ventina di persone, ha detto: "Vi posso offrire il caffè?". Io ho detto: "Signora, sono 20 persone, ma io ve lo posso fare il caffè per 20 persone". Quindi si è unita, diciamo, la vita della Napoli di oggi alla vita della Napoli di Pino Daniele.